Vediamo dopo.
ci vediamo dopo. Ciao. Oltre a ciò crediamo di dover riconoscere la dignità delle persone, aiutandole in primis a riconquistare l'identità persa durante il viaggio migratorio. Questo grazie anche all'acquisizione del documento che è il permesso di soggiorno. Riconoscere e aiutare a ricostruire la propria storia per le persone che arrivano in Italia dopo la fuga, dopo un allontanamento forzato dalle famiglie d'origine, sono passaggi fondamentali che noi operatori sociali, con comprensione e empatia, raccogliamo per preparare sì l'audizione alla commissione territoriale, che è uno degli step necessari, ma per noi è soprattutto un momento di accoglienza di storie, in alcuni casi di vite spezzate, messe alla prova dal terrore di vissuti che nemmeno ci immaginiamo, dalle torture fisiche e psicologiche. Perché sei disperato? Dalle ferite dovute a proiettili o a schegge di bombe perché hanno mai manifestato pubblicamente l'appartenenza religiosa piuttosto contro un governo che in Bavaria non credeva. Soprattutto da chi in Libia è stato attirato con la promessa di un lavoro e poi è stato costretto in schiavitù, cosa che non ha